Non siamo venuti qui per 3 mesi di cassa integrazione, siamo sempre più convinti che per Gela ci voglia una legge speciale e solo il governo Renzi può assicurarla. Parole e musica dei consiglieri comunali di Gela che ieri in segno di protesta si sono incatenati dinanzi al Ministero dello Sviluppo Economico. C'erano anche alcuni operai ed alcuni di loro ed il consigliere comunale di Reset 4.0 Luigi Di Dio hanno protestato in mutande. Il consiglio comunale gelese oggi a Montecitorio avrà un incontro con i vari deputati nazionali tra cui Burtone e Cardinale. Abbiamo chiesto di presentare al governo nazionale una interrogazione. Diciamo che il consiglio comunale sta cercando conforto da parte di tutti, perché ritengo questa la vertente gela è una vertente che va al di là dei colori politici. E mi risulta che anche il gruppo del Movimento 5 Stelle ha incontrato la rappresentante parlamentare del loro riferimento, quindi siamo qui vigili perché le notizie che arrivano non sono confortanti. Ci siamo spostati qua non certo per 3 mesi di cassa integrazione. La vertenza va avanti, ora quando ritorneremo decideremo insieme quali altre iniziative dobbiamo portare avanti a sostegno dei lavoratori. Sicuramente diamo ancora la nostra solidarietà perché loro chiedono solo una cosa, il diritto al lavoro, il resto diciamo sono tutte chiacchiere, incontri, diciamo che l'incontro che c'è stato ieri era un incontro, a noi la sensazione è stata che era un incontro normale, normale di routine, non un incontro che tenesse conto della situazione di emergenza che sta vivendo Gela in questo momento. La battaglia è lunga e difficile, è chiaro che in un territorio quando si decide di chiudere una raffineria e attuare un processo di riconversione industriale ci vuole tempo, però se ognuno di noi fa la propria parte il territorio rimane unito assieme ai sindacati, alle forze sociali ed economiche, tutta la classe politica, credo che alla fine i risultati arriveranno. Noi non abbandoneremo Gela e non permetteremo a nessuno di chiudere la città. Dobbiamo dare a questa città una speranza di sviluppo.